Amici all'ascolto, un grande saluto da me e da Lelia Dani. All'appuntamento dell'anno, la partita più attesa, la finale di UEFA Champions League. Alzare questa coppa rappresenta qualcosa di magico. Vedremo chi ci riuscirà. Match che vede in campo West Ham e Inter. La finale della UEFA Champions League è l'evento calcistico più visto al mondo dopo quello dei mondiali. Quanti paesi sono collegati? Milioni di spettatori sintonizzati per seguire quella che è la partita più importante dell'anno a livello di club. Storia, tradizione, gloria, basta o vuoi che vada avanti? No, perché non ancora, eh? Dell'anno, ciò che è stato fatto prima non conta. C'è solo questa immensa finale di UEFA Champions League. È una sfida che offre gloria eterna e che storicamente ha regalato un match dall'esito imprevisto, capaci di sovvertire il pronostico della vigilia. Siamo tesi ispirati noi, figurati i protagonisti in campo. Questa è una partita che vale più di una stagione, può cambiare carriere, vite. E guardavo i volti dei protagonisti che si scaldavano, ma sai che sono fonte di grandissima ispirazione. D'altronde, Pier, siamo di fronte alla massima espressione della tensione sportiva. L'obiettivo è enorme ed è lì a portata di mano, è un passo. L'Inter è tra le squadre che hanno già trionfato in Coppa dei Campioni, UEFA Champions League, ed è ovvio inserire anche i nerazzurri tra le possibili aspiranti alla corona di regina d'Europa. È un club che ha scritto pagine importanti della sua storia proprio in questa competizione, come nella finale vinta a Madrid nella stagione 2009-2010, la stagione del triplete. Si gioca, sono rimasti in due a contendersi il titolo di regina d'Europa, fra poco sapremo tutto. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Barella. Occhio a Darmian. Occhio a Dzeko. Buona lettura del difensore. Edin Dzeko. Brozovic. Dzeko. Tocco verticale interessante e c'è il pallone in rete. Finale di Champions che si sblocca col vantaggio nerazzurro. Attendiamo ora la reazione avversaria a questa rete. Da apprezzare meglio con questo replay, paziente giropalla che ha portato al gol. Non poteva sbagliare da lì, aveva tutta la porta davanti a sé. Ricomincia il gioco con l'Inter avanti. Thomas Suchet. Suma. Rice. Palla vagante. Pallone gestito da Barella. Difesa protagonista, qui recuperano palla. Bravo a difendersi dal pressing. Suchet. Ogbonna. Può ricevere la posizione interessante. Intervento perfetto ad alto rischio in area. Attenzione a Perisic. Prova di forza per il possesso palla. Suchet. Antonio. Si affidano al possesso per costringere la difesa a scoprirsi. Azione che non sortisce gli effetti sperati. Palla persa. La giocata col tacco. Apprezzabile questo pallone. Azione interrotta.
prova a correre il West Ham lungo la fascia laterale. Preferiscono muovere il pallone per crearsi degli spazi e arrivare al pareggio. Skriniar. Çalhanoğlu. Occhio a Dzeko. Perisic. Errore della circolazione nerazzurra. Antonio. Rice. Cerca la rete e c'è il gol. Finale che torna in perfetta parità. Questa rete rimette tutto in discussione. Hanno reagito bene allo svantaggio, Pier. Il rischio era quello di disunirsi e prenderne altri. E invece ora comincia un'altra partita. Ecco qua la fotografia dell'azione del gol. Ha avuto la forza di sottrarsi alla marcatura avversaria e di concludere imparabilmente a rete. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Protegge palla con il corpo. Occhio all'Inter che avanza. Çalhanoğlu. Brozovic. Nuovo possesso per loro. Pablo Fornals. Fitta rete di passaggi da parte dei giocatori del West Ham. Attenzione perché è pericoloso. Antonio. Bravo qui a smarcarsi. Prova a inventare qualcosa. Possesso palla prolungato. Tempo e spazio per crossare. Risolve problemi con un grande intervento. Lautaro. Barella. Dzeko. Perisic. Difensore che ferma tutto, sfuma il tentativo avversario. Rice. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Çala. Apre profondo per il compagno. Palla in mezzo con questo pallone rasoterra. Pallone che è uscito, sarà rinvio dal fondo. Hanno raggiunto il pari grazie alla rete che stiamo rivedendo. Rice. Suček. Guadagnano terreno, occhio. Interrompe l'azione pericolosa. Lautaro Martinez. Lautaro. Perisic. Palla vagante adesso. Rice. Suček. Thomas Suček. Il possesso palla per aprire la difesa avversaria. Rice. Antonio. Si giocherà per altri 60 secondi. Palla in out, si ripartirà con un calcio d'angolo.
Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Attenta qui la difesa. Prosegue qui nell'avanzata. Suggerimento interessante nell'area avversaria. Lettura provvidenziale questa. L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi dopo un primo tempo equilibrato che si chiude sull'1-1. Inizia dunque la ripresa di questa finale della UEFA Champions League. Çalhanoğlu, Lautaro, protegge bene il pallone. De Bruyne, Barella, occhio a Darmian, buona triangolazione. Può crossare. Tackle decisivo, palla in calcio d'angolo. Occhio al cross di Brozovic. Intervento così così, occhio. E il pallone finisce in rete. Mettono la freccia grazie a questo gol. Un gol dal peso specifico importantissimo. Potrebbe rivelarsi decisivo per questa finale. Il replay mostra la troppo sufficienza con cui la difesa ha liberato l'area. Gli avversari hanno approfittato dell'errato disimpegno per recuperare palla e imbastire l'azione d'attacco che ha portato al gol. Il punteggio adesso è di 2-1. Barella. Darmian. Erin Dzeko. Contrasto deciso. Suchet. Fitta rete di passaggi da parte dei giocatori del West Ham. Occhio al pallone filtrante. Si frappone con grande intelligenza. Bravo qui. C'è spazio per andare. Pablo Fornaus. E possono ripartire. Il dato sul possesso palla è interessante, Pier, perché l'Inter è penalizzata. Il dato però conta relativamente oggi, Pier. Hanno sfruttato al meglio le opportunità che hanno avuto per portarsi avanti. È vero che fin qui la palla ce l'hai tu e non gli avversari e quindi rischi di meno. Ma per vincere alla fine ci vogliono i gol. Occhio a Darmian. Thomas Suchet. Rice. Suchet. Si avvicina all'area. Non abbiamo fatto in tempo a parlare che hanno perso il pallone. Erin Dzeko. Occhio al pallone filtrante. Riconquista un pallone importante. Perdono il pallone. Lautaro. A metri per andare. E c'è il gol. Adesso sono due le reti di vantaggio con i tifosi che già sognano la coppa.
E questo replay dell'1-2 che ha portato al gol, da apprezzare il dialogo col compagno, eh? Al resto ci ha pensato Dzeko, che non ha lasciato scampo al portiere da pochi passi. Quarto gol della gara, che fissa sul 3-1 il punteggio. Suček. Riconquista nel possesso, recuperando il pallone. Si aprono spazi invitanti. Edin Dzeko. Legge bene la traiettoria qui. Il portiere è sicuro, sceglie la soluzione più prudente e spazza. Pablo Fornals. Giro palla prolungato della tre quarti avversaria. Capisce tutto e recupera un pallone pericoloso. Skriniar. C'è il tocco addirittura verso il portiere. Skriniar. Edin Dzeko. Gran palla dentro. Sciala. Potrebbe crossare. Niente da fare, gran recupero difensivo. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. No, va su cecco. Palla persa. Occhio qui alla ripartenza. Edin Dzeko. Barella. Lautaro Martinez. Possesso perso. La gioca profonda verso l'attaccante. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Bastoni. Barella. Occhio a Darmian. Capisce tutto e ferma l'azione. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. La protegge con il corpo. Darmian. Ferma l'azione e concede la touche, la rimessa con le mani. Sostituzione in vista. Buono l'1-2. Può effettuare il cross. Occhio a Brozovic. Palla per Dzeko. Tackle bellissimo, preciso, efficace. Si libera dell'avversario. Ottima la chiusura, ferma l'azione. Palla in out, ci sarà rimessa con le mani. C'è un cambio dunque. No, va su Cech. Servito Vlasic. Porta il possesso del pallone, attenzione. E c'è il gol che rende caldo, caldissimo questo finale. Replay questo che ci permette di apprezzare meglio il gol. Bella la giocata all'indietro del compagno. Ha difeso bene la palla nonostante la marcatura e ha trovato tempo e spazio per battere a rete. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2.
Umori molto diversi in campo, Lel. Da una parte c'è la disperazione, dall'altra la gioia incontenibile di chi sa di aver scritto il proprio nome nella storia del calcio vincendo la UEFA Champions League. Per loro è una festa grandissima. Si meritano questa vittoria per come hanno giocato durante tutta la stagione. Se ci pensi, non hanno mai avuto dei grossi cali e anche nella partita di oggi la vittoria è strameritata. Non sei d'accordo, Pier? Sono d'accordo. Cavalcata indimenticabile. Sarà una lunga notte di festa. Della stagione è il momento per i vincitori di sollevare la UEFA Champions League appena conquistata. Non solo una finale, Pier. Un'intera stagione da ricordare la loro e da incorniciare. Hanno compiuto un'impresa straordinaria, andando oltre qualsiasi aspettativa, superando i loro limiti, zittendo anche coloro che non li ritenevano in grado di vincere un trofeo così importante. Ma la verità è una, quella del campo e il duro lavoro oggi è stato ripagato. Sono sul tetto d'Europa, Lele. Si avvera il sogno che molti di questi ragazzi avevano fin da bambini. Inter che può finalmente lasciarsi andare e festeggiare. Oggi hanno giocato una partita davvero esemplare e si meritano davvero questo trofeo. Invidio molto questi ragazzi, Pier. Sono riusciti a conquistare la UEFA Champions League. Sono loro sul tetto d'Europa. Ma quante squadre hanno dovuto affrontare e quante ne hanno superate? Tante difficoltà, tanti ostacoli, ma hanno vinto con pieno merito. È il momento più bello, quello in cui ci sono le lacrime di gioia, i sorrisi, la festa. Quando dedichi anima e corpo e poi raggiungi un risultato, beh, questo è un momento incredibile. E la festa è tutta loro con questo trofeo.